Te scrivi rabius, Carlin, dal mestansin de pus del campanin de San Vitur di Legname. Ecco, comincia così il Milanin Milanun Emilio De Marchi. Se entra Emilio De Marchi, e entra perché in quel è il 28 di febbraio e devo fare ammenda, lo diciamo scusa, a due gran milanese che poi viene anche un gran padernese. E l'alter che entra con la nostra città comunque. Emilio De Marchi, nato nel 1851 e morto nel 1901, il 6 di febbraio, appunto, quest'anno, in 120 anche le morte, e mi sei fatto la promessa a me stessa e a tanti altri di regolare come se deve, quest'anno che anche di usentà del porta, ecco che almeno un ciccinino, un qualcosurina, almeno un cenno, come si suol dire, nel mese in cui si ricordava questa data. Lo ricorderemo ancora, è un impegno. Se fra qualche settimana non mi sentite parlare di lui, scrivetemi, dite, allora Alberto, se sei un po' indurmento, col De Marchi, come ti sei messo, cerchiamo di ricordarlo. E l'altro grande milanese di adozione, in quanto ne fu arcivescovo di Milano, Andrea Carlo Ferrari, che veniva ricordato il primo di questo mese, e lui era morì 100 anni fa, quindi in quest'anno si ricorda anche il centenario della morte, oltre che il 25 gennaio precedente l'inizio dell'opera Cardinal Ferrari a lui intitolata. Cardinal Ferrari, che fu un vescovo di Milano per tanti anni, per 27 anni, ricordato da tante opere che ha fatto, insomma, da tanti segni che ha lasciato nella nostra città. La chiesa di Santi Nazario Celso in Dugnano fu da lui consacrata nel 1907, e quindi tanti segnali, tante cose importanti. Di De Marchi, ripeto, dovremmo dire tante cose, anche perché, come penso saprete, pur essendo milanese di nascita e diciamo di esistenza, di vita, lui volle essere sepolto nel cimitero di Paderno, è tuttora qua. Quest'anno le celebrazioni, chiaro che possono essere fatte un po' in forma ridotta, c'è stata una messa in suo suffragio, ma almeno ecco, vorrei ricordarlo alla fine di questo febbraio, questi due grandi personaggi che non possiamo dimenticare. Nel Milanin Milanun, cioè nelle prose cadenzate o prose ritmiche di De Marchi, c'è anche una poesia dedicata al Duomo, ecco, con questo, con due righe di questa, cioè non di poesia, di questo brano, di questa prosa ritmica, col Duomo ci colleghiamo anche al Cardinal Ferrari, lascio questo saluto di questo mese di febbraio. In nomine Patri, Fili e Spiritus Sancti, l'è il Noster Dom, l'è la Gesa di Vici, l'è la Cade di Milano, l'è Tude de Marmur, l'è Grand, l'è Belle, l'è Lue, Dumalue, in Delmont, in Cibelle, in Cigrand, l'è il Noster Dom. Grazie a tutti e a presto. Ciao ciao!